Siamo insieme al signor Liberato Maietta. Per quale motivo le ha chiesto un rimborso alla Repubblica Federale di Germania? Perché al televideo di Canale 5 vide che uno di Modena era morto e ci arrivavano dopo la morte i soldi per il risarcimento. E questo mi incoraggiò anche a me a fare la domanda. Poi uscì una sentenza dalla Cassazione, la quale diceva che tutti coloro che sono stati in Germania, non collaborazionista, possono chiedere risarcimento alla Repubblica Federale Tedesca, cosa che ho fatto anch'io. Ma lei pensa che riuscirà ad avere questo rimborso economico? Ma io non ci conto tanto, perché la Germania, specialmente Angela Merkel, la femmina, è un po' tirata. Ma speriamo, quelli che mi danno, dice, sono 25.000 euro. Quelli che mi danno, mi accontento. La sola traduzione in lingua tedesca mi costa 700 euro. Però del tribunale, non uno qualsiasi. E così, l'avvocato segreto, Giuseppe, alla pratica, e c'è la causa in corso ora. Cosa ricorda dei momenti della prigionia? Ricordo la fame, i bitocchi, due patate, 100 grammi di pane di segala e un misto di zuppa la sera, carote, barbabietola, rape, queste cose qua. E poi ci sfottevano sempre, Badoglio, mangia maccarone, mangia maccarone, mangia maccarone. Poi venivano dall'Italia gli ufficiali dell'ex Repubblica di Salò a interpellarci se ci volevamo arruolare e venire in Italia a combattere contro i partigiani. Io mi rifiutavo, mi sono sempre rifiutato. E ogni volta che diceva nein, no, mi davano un colpo di calcio di moschetta dietro le spalle. E così è tutta la storia. E della guerra invece cosa ricorda? Della guerra io non l'ho fatta proprio la guerra, perché il 22 luglio mi arrivò la cartolina, il 25 arrivai a destinazione al 43esimo reggimento fanteria e alla notte del 9 settembre mi catturò, quindi 14 giorni di naia c'è io. Niente proprio. E mi portarono nel campo di concentramento di Custrin, nella Germania orientale, dove mi diedero il numero di matricola 38019, che lo dovevo imparare a memoria. Lo ripeto, non chiamavano a nome, chiamavano a nome di matricola. E mi mandarono all'Landsberg. L'Landsberg, la polizia mi rilevò, la Gestapo mi rilevò l'impronta digitale e mi fece la fotografia di profilo e mi assegnarono a una fabbrica che faceva cannone anticarro. E faceva 20 km al giorno, 10 a chi e 10 a venire. Perché i campi di concentramento per questioni igieniche sono sempre distanti dalla città, infatti c'era il tifo Petecchiare, dove era il campo dove ero io. E abbiamo dormito, che eravamo 400, abbiamo dormito fuori all'aperto, perché nelle baracche dove dovevamo prendere posto noi c'era stato il tifo Petecchiare dei russi, i prigionieri russi che erano arrivati prima di noi altri, perché nel 41, noi eravamo nel 43. E ricordo che tutte le notti mi sogno sempre quei giorni, quei giorni, quei giorni, e parlo poco tedesco. E mia moglie dice: ma che dici? Ma che dici? Sarà la vecchiaia? Non lo so, io ci spero che mi danno qualcosa, perché il governo italiano, sa, le dico francamente, che resta tra di noi, me ne sono pentito che non collaborai. Va bene? Perché vedi, ci ha dimenticato proprio, perciò i partigiani li ha indennizzati, Berlusconi. E i repubblichini che combatterono, i fascisti che combatterono contro i partigiani, l'ha indennizzata, e quelli della resistenza passiva, noi in Germania non ci ha dato niente. Vedete poche razze di governo. In 65 anni tutti i governi che ci sono stati non si sono mai ricordati degli ex internati in Germania. Anche questa è una cosa che l'ha molto delusa. Sì, mi ha deluso molto, sa. Io ho votato sempre democrazia perché credevo che la democrazia, per come me la descrivevano allora, era una bella cosa, ma invece a uffa uffa finiva. E come si dice a sciacca, niente, ne me ne sono pentito. Poi mi arruolai in polizia, poi morì mio padre, eravamo sei figli, la famiglia rimase un po', era calzolaio mio padre. E mi mandarono come ausiliare, mi arruolai e mi mandarono a Napoli, alla Buoncostume. Qua in Sicilia c'era Montelepri, Giuliano, non ci voleva venire nessuno. Il ministero per incoraggiare dice 100.000 lire, allora 100.000 lire poteva comprare un quarto di sciacca. Dice chi vuole andare in Sicilia
100.000 lire di trasferta fisso più lo stipendio. E così ho fatto andare alla campagna con i banditi giuliani. Poi mi mandarono ad Agrigento perché vicezzite. Avevo firmato una carta che non potevamo avere relazioni con i civili. Per punizione mi mandarono ad Agrigento, alla polizia statale. La polizia statale poi, di servizio da Agrigento a Gelo, mi fermai a Palma Montechiaro e conobbi mia moglie. Vabbè. Poi mio socio aprì un caffè a Sciacca. Poi il Ministero dell'Interno istituì il distaccamento di polizia statale a Sciacca e da Agrigento mi fece mandare a Sciacca. E qua da 55 anni che sono a Sciacca e ne sono contento. Siete brava gente, specialmente con i forestieri. Oggi si è celebrato il 4 novembre, lei si sente un po' patriota? Mi sento, sì, mi veniva da piangere con l'inno di Mamele. Perché quelli che non hanno fatto niente comandano. Durante la guerra e la prigionia ha perso delle persone care? No, mia madre solo si ammalò di cuore, perché l'Italia si è divisa in due, nord e sud. A sud c'era Badoglio, la capitale era Taranto, e da sopra, quelle del nord andavano bene, ci arrivavano i PAC, a corrispondenze, a noi del sud non arrivava né PAC né corrispondenze perché c'era il blocco a Monte Cassino, va bene, non passava niente. Quindi mia madre era un tipo sensibile, si ammalò di cuore, poi quando rimpatriai io morì e non se ne parlava più. Ma l'eventuale rimborso economico le restituì?